Bentornati amici di Briciole di Storia. Questa Bentornati. sera un dovuto ricordo a tutta una serie di drammi che sono accaduti recentemente. Sappiamo che questo video rimarrà per molto altro tempo, ma comunque lo giriamo in un'occasione particolare. Noi partiamo sempre da un oggetto. L'oggetto è un libro. È un libro antico, insomma, no. No, troppo vecchio. Un libro vecchio, del 75. Quindi vecchiotto. Si tratta di un libro edito a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche, più conosciuto come CNR. È un ente che almeno dal 1945 si occupa di ricerca di chimica, tecnologia, biologia, ambiente, ma che esisteva da prima, in realtà è sorto durante la Prima Guerra Mondiale e doveva occuparsi di ricerche tecnico-chimico-scientifiche fortemente legati alla necessità della guerra. Comunque adesso si occupa di ricerca e di coordinamento della ricerca in tutta Italia. Che cosa ha fatto nel 75 il CNR? Ha presentato questo quaderno in cui parla della geologia dell'Italia. Ora non possiamo sviscerare tutta la geologia dell'Italia, ma guardiamo nell'indice una cosa che ci interessa. Osservate che è scritto in inglese, ma noi riusciamo benissimo a leggere comunque introduzione, mappa degli epicentri e terremoti nella zona del Tirreno. Quindi si occupa della sismicità nel 1975. Vediamo Fino ancora. al 1975. Sì, ma già nel 75 queste cose che adesso vediamo si sapevano tranquillissimamente, venivano pubblicate, quindi non erano segrete, erano pubblicatissime. Vediamo all'interno di questo massiccio volume, che non leggiamo perché ci terrorizza, la sismicità delle regioni dell'Italia e fa tutta una presentazione della sismicità Sì, giusto dell'Italia. per precisione, come prima ho dato una lettura alla cosa, i dati sono raccolti fino al 1970, perché poi ci Sì, e vogliono beh, c'è da appunto anni, 5 anni in elaborarli, questo caso per quel elaborarli. tempo i computer così così, Esatto. quindi. E fa qualche cartina degli epicentri fino al 1970, fino al 1970. E non ci vuole una grandissima fantasia. La zona più interessata è quella dell'asse appenninico. C'è qualche cosettina anche nella zona del Friuli, qualche cosettina, un po' più di qualche cosettina, e naturalmente cose importanti tra Messina e l'Etna, è vero. Quindi tutte cose risaputissime, ma se andiamo a vedere insieme a questo testo, avevano prodotto anche delle cartine geologiche di buona fattura, o forse di ottima fattura. Non stiamo a vedere tutte le caratterizzazioni geologiche della faccenda. Sì, queste sono le tre Sono le altre tre cartine cartine che c'erano strutturali, in allegato al una volume. ricerca fatta molto molto seriamente. Ma quello che non interessano sono gli epicentri dei vari terremoti, quelli con il cerchio, quindi sono quelli più importanti e quelli che sono meno importanti, e dove sono disposti ancora una volta lungo l'asse appenninico. E E sono tantissimi. sono tantissimi, ci Nel fare la continuano a ricerca, mi ripetersi. sono reso conto che era, veramente difficile risalire a quelli più importanti, perché partendo, anche dall'antichità sono veramente tantissimi. Non ce ne rendiamo conto, ma durante l'anno ne avvengono di più piccoli, non disastrosi, ma veramente tanti in un anno. Noi volevamo menzionarli tutti e ci siamo subito Sì, arresi. assolutamente. Possiamo ricordare quello di Messina del 1908? Drammatico con 100.000 morti. Possiamo Sì, i morti ricordare. furono anche causati dal fatto che le persone scappando andarono in spiaggia, perché la si ritiene un luogo sicuro, e uno tsunami Però travolse le letteralmente peggiorato persone. le cose. Il famoso terremoto dell'Irpinia, il famoso terremoto dell'Aquila, il famoso terremoto delle Marche dell'Umbria del 97, famoso anche perché è crollata una parte della Basilica di San Francesco, della Chiesa di San Francesco. L'ultimo è quello di Modena e Ferrara, tutti ricordiamo le immagini delle forme di parmigiano cadute per terra, ma accanto a queste anche le decine di morti. E quindi continuano a ripetersi a distanza di 3-4 anni, sempre più o meno nelle stesse parti. E l'ultimo è esattamente di questa zona qui, ma non è una grande sorpresa, ci sono già stati. Come in svariate parti, appunto Quindi guardando questa cartina che fa impressione, e notavo anche molti in mare. sì,
moltissimi mari, ovviamente se ne sentono meno le conseguenze, a meno che non fossero veramente. Poi e generano piccoli o grandi tsunami, esatto. Quindi anche questi qui hanno la loro importanza. E notavo che, adesso qui non lo possiamo vedere, c'è solo la Corsica, la Sardegna è assolutamente esclusa da qualsiasi tipo di sismicità. Quasi nulla. E poi questa è una mappa, appunto, in questi giorni vi facevo vedere le giornate con delle leggere variazioni rispetto a appunto 30-40 anni fa. Noi abbiamo gratitudine e ammirazione per tutti quelli che si sono spesi per salvare tutti quelli che potevano essere salvati. Non possiamo che essere sgomenti per la quantità di vite umane perse in questo modo, ma facendo prevenzione molte di queste cose si potevano evitare e qui questo oggetto ce lo dimostra nel 1975. E con questa nota tutt'altro che allegra salutiamo i nostri amici di Briciole di Storie. Alla prossima.